collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Ponte di Legno Tonale. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al secondo appuntamento settimanale con S4. Il S4 è il talk show delle 4S, sport, san, si e snow. Ogni settimana parliamo di sport e turismo. Sono 20 le puntate previste per questa 12ª edizione di questo talk show che fa parte di sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. In questa seconda puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali con tre amici che ci sono venuti a trovare qui nei nostri studi di Milano. Ringrazio Ruggero Ghezzi, direttore del compressore sciistico della Paganella. Grazie Ruggero di aver accettato il nostro invito dalla bellissima Val di Fiemme. Bellissima la valle, bellissima lei, Marisa Giacomuzzi, vice direttore dell'azienda per il turismo della Val di Fiemme, questa valle che poi andremo a conoscere in dettaglio. E poi, sempre dalla Val di Fiemme, Flavio Del Vai, che è responsabile degli impianti di questa schiaria, perché la Val di Fiemme, come ben sapete, ha un'anima sportiva di sci di fondo e un'anima molto bella di alpino. Iniziamo subito quindi a presentare questa stagione, che è partita molto bene, direi, dal punto di vista invernale della neve. La stagione ha aperto i primi di dicembre con il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, poi un grande Natale, ora si arriva con febbraio, carnevale e la Pasqua il 9, il 10 di aprile, quindi una stagione molto lunga, Ruggero, quindi nevicato poco, ma nevicato nei momenti giusti, nevicato a Sant'Ambrogio, che ha fatto Natale, poi un po' di neve a gennaio, la stagione non tantissima neve, però le premesse sembravano la guerra, l'inflazione e tutto, invece il bilancio mi sembra buono. Sì, rispetto a un contesto magari un po' difficile, meno dell'anno scorso legato alla pandemia e quindi più sdoganato sotto questo profilo, ma legato ai costi dell'energia, alle preoccupazioni per quanto riguarda il potere d'acquisto dei nostri utenti, la stagione è partita bene. Il sentore c'era durante l'arco dell'autunno, sentore positivo. Il Sant'Ambrogio con una nevicata in anticipo e soprattutto con la neve programmata ha dato un via veramente importante. Siamo partiti bene appunto al Ponte dell'Immacolata e siamo arrivati durante le festività natalizie ad avere un numero di utenti veramente importante, forse al di sopra delle aspettative. Quindi la stagione è partita veramente bene e anche il proseguo sul gennaio-febbraio per arrivare alla fine di marzo è significativo. Abbiamo segnali veramente positivi, abbiamo soprattutto richieste di soggiorni, manifestazioni, meeting, raduni che non vedevamo da diverso tempo. Quindi la stagione è sicuramente positiva. Ricordiamo la Paganella, questa bellissima schiaria al centro del Trentino. Si esce a Trento Nord o mezzo corona San Michele all'Adige, in 10 minuti si è proprio in questa schiaria, 60 km di piste con un panorama, perché non avete montagne intorno, dalle Dolomiti di Brenta al Bondone, alla Marmolada, alle Alpi Austriache, fino ad arrivare al Lago di Garda e fino in belle giornate arrivate, passate tutta la Pianura Padana, arrivate a vedere anche le montagne dell'Appennino. Ma sì, sai Floriano, lo diciamo sempre con te, in particolare la collocazione geografica della Paganella è fortunata, al centro del Trentino, quindi domina tutta la catena del Lago Rai, in primo piano il gruppo del Brenta, il Lago di Garda, le Alpi Austriache, il corridoio dell'asta del Brennero con la Valle dell'Adige, quindi è facilmente raggiungibile, dietro l'angolo ci vogliono due ore e mezzo da Milano, quindi i fuori porta sono facili per noi. Arriviamo a Trento Nord, per salire in cima alla Paganella ci vogliono 45 minuti, quindi ecco, questo è un vantaggio della località che è sicuramente premiante. Dopodiché, come accennavi, oltre alle piste da sci, abbiamo 31 piste, sono 19 piste rosse, 11 piste azzurre e una pista nera, c'è il panorama che sovrasta e quindi anche sia per gli sciatori
ma anche per i non sciatori vale la pena venire in Paganella a fare una giornata per godersi questo paesaggio che è veramente unico. Grazie Ruggero, la regia, prego la regia di far mandare le immagini mentre parliamo, le immagini dei vari territori. Allora, Val di Fiemme, abbiamo detto questa bella... Allora, da voi in Paganella si esce San Michele all'Adige e si arriva subito sulla Paganella. Invece da voi Trento Nord o Egnaora si sale la Val di Cembra oppure il Passo di San Lugano, si arriva in questa valle bellissima che parte da Molino e Val di Fiemme e arriva sino a Predazzo. Una valle viva, una valle attiva. Però insomma presentaci tu Marisa, che sei la vice direttrice dell'azienda per il turismo, chi è e cos'è la Val di Fiemme? Allora, noi in Val di Fiemme abbiamo tante attività, l'hai detto bene, siamo vicini all'autostrada, abbiamo lo sci alpino, lo sci di fondo, come dicevamo prima, abbiamo appena concluso le gare di Coppa del Mondo e ti abbiamo visto sul campo, Floriano. E però abbiamo anche tante attività per scoprire la natura, no? Il nostro payoff è stare bene in Val di Fiemme, quindi stare bene a 360 gradi. Questo vuol dire dalle camminate, le passeggiate, proprio godersi la natura e godersi la vacanza. Poi da adesso siamo l'APT Fiemme Cembra, quindi abbiamo questa nuova importante realtà insieme a noi che parla di vino, di stare bene, ma di mangiare, di bere bene, di godersi la vita, insomma. Quindi tutto questo un po' è la Val di Fiemme, tutto questo vorremmo che i nostri ospiti venissero a scoprirlo. E vedete anche nelle immagini, quest'anno, come ha detto Floriano, non ha nevicato tantissimo, ma la neve è venuta nei momenti giusti, quindi le piste sono veramente perfette. Adesso attendiamo anche la Marcia Longa. La Marcia Longa che è questo fine settimana, infatti sì. Io lo dico sempre, Marisa, la Val di Fiemme è una valle... fortunata perché unisce l'anima sportiva del Tour de Ski, prego la regia di far vedere e sarà sede anche dei giochi olimpici Milano Cortina 2026 per quanto riguarda le discipline appunto nordiche. Queste sono proprio le immagini appena registrate, sì, sì. Tanto pubblico, belle giornate di sole e l'anima poi dello sci alpino, giusto Marisa? Esattamente, penso che la nostra forza sia proprio questa, di avere un ambiente che ci permette di fare tante cose in tanti contesti diversi. Naturalmente il re è sempre lo sci alpino, perché il nostro turista è quello che preferisce fare. Abbiamo oltre 100 km di piste, ma poi ve ne parlerà il collega Flavio. Però come vedete abbiamo anche tante altre cose da scoprire, insomma da noi si sta bene sia gli sciatori che i non sciatori, sia quelli che si vogliono un po' godere la vita. Queste sono le immagini del Tour de Ski, la salita del Cermis, praticamente tipo il Giro d'Italia. Questo è il momento, il Winter Festival, perché tanto sport, come ha detto Marisa, anche tanto divertimento, tanto spazio per i bambini che sono il futuro della nostra vita, appunto, e soprattutto per avvicinarsi. Grande spiegamento di mezzi televisivi, di questa che, se non sbaglio, ha fatto il record di ascolti, perché il Tour de Ski è un tour itinerante, un po' come il Tour de France, come il Giro d'Italia, fatto con gli sci di fondo. Si gira per le varie località delle Alpi, la finale è sempre in Val di Fiemme. Tecnica classica, 15 km must start con le medaglie del giovane Mocellini e di De Fabiani, e poi l'ultima salita del Cermis. È una pista da discesa fatta all'incontrario, proprio per 17esima edizione, quant'era? Sì, stiamo avvicinandoci diciamo alla 20esima edizione, e quello che è veramente spettacolare, l'hai detto bene, è la salita del Cermis. La salita del Cermis, che è una pista da discesa, esatto. Una delle piste più belle delle Alpi, fatta all'incontrario. Prego, con gli sci da fondo. Con gli sci da fondo, che non è facile. E questa, e ricordiamo, la Val di Fiemme ha ospitato ben 3 edizioni dei campionati mondiali di sci nordico e sarà teatro, appunto, questo è proprio l'inizio del Cermis, ospiterà anche i giochi di Milano Cortina 2026. Flavio, sci di fondo ma non solo, ha detto Marisa, 100 km di pista nelle 3 bellissime schiare. Certo, mi guardo questo spettacolo perché io lo vivo dietro le quinte, no? Quindi non vedo la competizione sportiva perché sono impegnato negli allestimenti e diciamo a fare la ristorazione per circa 1000 persone, sia nella tenda struttura di Lago, sia diciamo... Cioè, all'arrivo... Allestisci questo show che abbiamo visto. All'arrivo del Cermis, esatto. Okay. Quindi divertimento e buon gustai, secondo me, con aziende trentine che ci danno sempre una mano, dal pastificio Felicetti ai salumi del Tito Speck, le cantine di Mezza Corona. Quindi diciamo, viviamo il Trentino, facciamo conoscere i prodotti del Trentino anche attraverso lo sport, e questa è una nostra filosofia. Ritornando agli impianti, certo, noi in Val di Fiemme abbiamo 50 impianti di salita, oltre 110 km di piste. Mi riallaccio un po' a quello che aveva detto l'amico
della Paganella. Ruggero, anche da noi la neve è venuta giusta, ma vorrei spendere forse due parole non tecniche al fatto che oltre alla poca neve ha fatto anche poco freddo, e quindi un plauso e veramente un pensiero di ringraziamento va agli operatori, diciamo, del nostro sistema di innevamento, che hanno sfruttato ogni minuto, direi, di temperature sotto zero, perché ne ha fatti veramente pochi. È vero che abbiamo gli investimenti ormai vengono fatti nell'innevamento programmato, non vengono più fatti nuovi impianti, non vengono più fatti grandi investimenti, non si può ampliare la nostra area, però possiamo migliorare i servizi, e oggi come oggi, diciamo, appena le temperature lo consentono, quindi da meno 2 in giù, ecco, i nostri sistemi di innevamento programmato partono, e le decine di persone che lavorano di notte, che sono ai più, diciamo, sconosciute perché non si vedono, ecco, sono sempre pronte per regalare, ecco, questo naturalmente è un panorama con la neve. Però le piste oggi per gli sciatori moderni hanno bisogno dell'innevamento programmato, e noi credo siamo stati in tutte le Dolomiti, in tutte, anche, diciamo, nello Schirama, nel Dolomiti Super Ski, siamo stati bravi perché ci siamo fatti trovare pronti a inizio dicembre, diciamo, abbiamo aperto come previsto a inizio dicembre, qualcuno ha aperto anche a fine novembre, e oggi come oggi sulle nostre piste si sia in maniera perfetta, diciamo, tutti gli sciatori ci riconoscono una qualità di piste veramente. Però rispetto all'anno scorso c'è più neve o meno neve? C'è sicuramente meno neve, ma le piste sono perfette. Ecco, le piste, grazie all'innevamento programmato e a quei pochi centimetri, perché in fondo avrà fatto a quota 2000 avrà fatto 30-40 centimetri di neve, non di più, che poi il vento in montagna, diciamo, è anche una componente, no? Perché, diciamo, nel paese, cioè la spazza, diciamo. Nel paese, se vengono 20 centimetri di neve, è un innevamento costante. In montagna, chiaramente, il vento fa la sua parte. Ecco, qui vediamo le piste, diciamo, noi abbiamo due piste, una a Oberegen e una al Cermis direttamente da Cavalese per lo sci notturna, e quindi sappiamo dare soddisfazione ai nostri sciatori. Ecco, ecco, per i da voi ci sono tre schiare, lo ricordiamo, quella del Cermis che abbiamo vista illuminata, che parte da Cavalese e va fino al Cermis. Schizza Interlate, Marovero, Predazzo, Pampeago e Oberegen, quindi in Alto Adige, e poi la schiare al Perusia, quindi Bellamonte con Moena. Che arriva fino a Moena, poi passo San Pellegrino, quindi uno si muove, eccetera. Questa è la presentazione della bellissima Val di Fiemme, che fa parte del Dolomiti Superski. Siamo una delle 12 valli di Dolomiti Superski, sì. Invece voi, Ruggero, fate parte di Schirama. Schirama sono 380 km di piste, 8 località del Trentino occidentale. Partendo da est verso ovest sono Folgaria, il Bondone, la Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgare, Marileva, Peio, per arrivare al Tonale, a Ponte di Legno. Unico ski pass anche voi, perché chi fa la settimana bianca non vuol fare solo una stazione sciistica, si può muovere. Ah, sì, è una caratteristica anche questa della località della Paganella, che si può collegare non sci ai piedi con le altre località dello Schirama. Una tessera unica, un super Schirama, dove ci si può muovere liberamente. Abbiamo in questo contesto delle iniziative come Schiare Paganella, che vede una tessera chiamata Open Pass per coloro i quali si muovono in giornata e magari con regolarità e continuità nel compresorio sciistico, che permette di essere ricaricata senza fare le code e senza fare file, quindi guadagnando tempo e risparmiando anche dei soldini, perché è una promozione, quindi uno sconto sullo ski pass giornaliero. Quindi consiglio di andare a vedere sul nostro sito, ecco, www.paganella.net. C'era un po' di problemi a inizio stagione sugli aumenti delle tariffe, ma anche voi vi siete adeguati con chi ha fatto il Dynamic Pass, chi ha fatto il Pay Per Use, chi ha fatto... Ormai evidentemente l'aggiornamento dei prezzi è annuale, stagionale. Abbiamo la vendita online, che in questi ultimi anni è veramente importante, perché raggiunge quote oltre il 30%, e la vendita online permette di acquistare anche con uno sconto, quindi anche un risparmio per gli utenti, per gli sciatori. Abbiamo confezionato dei sistemi di approccio alle biglietterie che possono permettere, come dicevo prima, un risparmio di tempo, anche perché appunto il tempo è importante per accedere agli impianti, alle piste da sci, per cui casse automatiche, sistema di acquisto online e un aumento delle postazioni delle biglietterie. Chi acquista online acquista prima, anche uno sconto, giusto? Esattamente, c'è uno sconto per chi acquista prima attraverso il sistema online. Qui vedi alcune immagini legate allo sci, ma non solo sci, è la pista di slittino realizzata 2 anni fa sul versante Meriz
di Fai della Paganella, assolutamente richiesta e gettonatissima. Perché non lo ricordiamo, per la Paganella si sale o da Fai della Paganella, quindi verso il versante nord, oppure da Andalo, che Andalo è un, tra l'altro è anche l'assessore al turismo, oltre che il direttore della Schiari, della Paganella, Andalo ha un'alta concentrazione di alberghi 4-5 stelle, giusto? Sì, il comprensorio dell'altopiano della Paganella include 5 paesi, turisticamente quelli più importanti. Spormaggiore, Caderzone? No, Spormaggiore, Cave d'Ago, Fai della Paganella, Molveno e Andalo. Ecco, perché c'è anche il lago di Molveno. Poi c'è anche il lago di Molveno, quindi è un concentrato in un raggio di circa 6-7 chilometri di caratteristiche ambientali, naturalistiche e servizi veramente importanti. Quindi passiamo dal lago di Molveno per arrivare a Spormaggiore che guarda la Val di Non, la Valle delle Mele, da Fai della Paganella come balcone naturale sull'asta dell'Adige, arrivare a Andalo, che è a pedemonte delle Dolomiti di Brenta, e poi il lago di Molveno, che è uno dei laghi più belli dell'arco alpino. Questo è Andalo, questo giusto? Questo qui è Andalo, da cui partono gli impianti di risalita, sono due telecabine, arriviamo a 2125 metri. Una delle caratteristiche invernali, vedi, si nota, ci sono tanti alberghi, solo ad Andalo sono 64 alberghi, quindi c'è un'alta specializzazione della recettività e della qualità alberghiera, come accennavi tu, dai 3 stelle super ai 4 stelle ai 4 stelle super. Beh, 60 quindi, alberghi, oltre 60 alberghi. Oltre 60 alberghi vuol dire che diciamo l'economia è chiara, no? È quella, infatti sei l'assessore al turismo, sei per questo, giusto? Ma, sì, insomma, ecco, tanti anni che mi occupo. Perché poi, oltre ad essere assessore, sei anche appunto responsabile degli impianti, qui questa è Gaggia, giusto? Qui siamo in località Dosson, è a 1500 metri di quota, dove facciamo questa manifestazione da diversi anni e anche fra qualche giorno si ripeterà per il 2023 lo Skin Eye Show. Portiamo tutte le maestranze che si attivano nel comprensorio sciistico, dai gattisti ai maestri di sci, quindi le scuole di sci, a chi poi segue con le motoslitte il soccorso piste, come vediamo qui, e si esibiscono in un momento particolare di notte al pubblico. Ecco, abbiamo poi il parapendio, che è una parapendio delle attività delle posso testimoniare perché località. L'ho fatto d'estate, parapendio sul lago di Molveno, e devo dire che è una bella cosa. Ecco, è per far conoscere, far capire ai nostri frequentatori, ai nostri ospiti, quante attività e quante professionalità stanno dietro, vedi i gattisti che stanno battendo e stanno facendo vedere come si battono le piste, quante attività e quante professionalità ci sono dietro a un comprensorio sciistico. Grazie Ruggero. Marina, ci sarà un motivo perché voi del Trentino siete la destinazione numero uno d'Italia, il turismo montano, d'inverno per lo sci, ormai 4-5 mesi all'anno, dai primi dicembre a Pasqua inoltrata, e poi c'è il periodo estivo. Dell'estate parliamo nella seconda parte. Voi abbinate anche lo sci di fondo, come abbiamo visto il Tour de Ski, con l'anima dello sci alpino, di questa valle che poi è anche ricca di aziende, quindi non vivete solo di turismo, ma vivete anche di economia reale, di aziende importanti nei vari settori, parlo di abbigliamento, pasta, enogastronomia, appunto del vostro territorio. Sì, noi come hai detto abbiniamo lo sci di fondo, sci da discesa, ma anche tanti eventi. L'avete visto il Tour de Ski, tra qualche giorno abbiamo la Marcia Longa, ma poi abbiamo anche tante altre cose. Verso marzo, dal 4 marzo, abbiamo il Dolomiti Ski Jazz, che faremo quest'anno ancora di nuovo con la Val di Fassa, quindi un festival di musica nera su sfondo bianco, noi lo chiamiamo. Quindi sarà veramente bello andare sulle piste e godersi questi concerti con artisti che vengono da tutto il mondo, quindi anche i residenti hanno l'occasione nel loro piccolo di sentire questi concerti con artisti internazionali, sia sulle piste che poi la sera nei teatri della valle. Oltre a questo, abbiamo visto prima qualche immagine di sfuggita, abbiamo lo Ski Sunrise, che è un'emozione spettacolare. La prossima volta che vieni, Floriano, lo devi assolutamente provare. Il tramonto? No, Sunrise è l'alba. Ah, l'alba, al mattino preferisco dormire, preferisco il sunset, no, scherzo. Però si fa un po' fatica ad alzarsi la mattina, magari alle 4, vale alle 5, pena, lo so. Però ti assicuro che ne vale la pena. Prima di tutto perché vedi chiaramente il sole salire sulle Dolomiti, poi dipende da dove sei, insomma.
poi hai questa emozione proprio di arrivare su con il buio. Poi c'è la magnifica colazione nei nostri rifugi e poi la cosa preferita dagli sciatori è mettere gli sci per primi. Sai quando senti la neve che scricchiola, neve perché fresca. Sei ancora sulle righe fresche? Quella penso sia l'emozione più grande, insomma, per uno sciatore, avere la pista proprio a completa disposizione. Quindi è un'occasione da non perdere. Qui vedete in queste bellissime immagini il vino. Vi dicevo prima, la PT di Fiemme si è unita a Cembra, che è la patria, diciamo, del vino, dei vini bianchi specialmente, ma anche degli ottimi rossi. Hanno 708 chilometri di vigneti. E questo si inserisce benissimo nella nostra offerta, come vedete qua in questa immagine ben rappresentata. Perché tu hai parlato di Dolomiti e Schigezze dal 4 di marzo, ma esatto. Adesso arriva il periodo di carnevale, che è il periodo clou della stagione. Esatto. Poi da marzo le giornate si allungano, sì. la neve si sbriciola un pochettino, quindi si sia al mattino presto. Il pomeriggio si può fare qualche visita in cantina. Il pomeriggio si va, o si fa una bella spa, oppure si va... Esatto, qua vedi ben rappresentato, no? Vino, Dolomiti, esattamente la vacanza in Val di Fiemme. La vacanza in Val di Fiemme che non appunto ci piace tanto, non per niente collaboriamo con la Val di Fiemme da tanti anni, è una bella valle. Grandi i numeri, Flavio. Dal punto di vista sciistico anche per questa stagione. Sì, siamo contenti, siamo veramente contenti di come è partita la stagione. Direi sottolineo ancora quello che ha detto Ruggero, magari mi ripeto, noi la pandemia ci ha insegnato che, diciamo, ci sono anche altri sistemi di vendita, altri sistemi per fare dei servizi verso la nostra clientela, e quest'anno la nostra vendita online in tutte le Dolomiti sta veramente andando bene. Abbiamo non arriviamo al 30%, ma ci siamo vicini, diciamo una grossa fetta di clientela acquista online, anche perché ci sono 30% che acquista online o 30%? No, il 30% di, del di totale. Più di lavoro rispetto del totale della nostra vendita viene fatta online, ma siamo partiti da zero 2 anni fa, quindi diciamo è un traguardo veramente importante che ci siamo posti, e diciamo abbiamo fatto dei servizi, quindi ogni stazione ha dei ticket box come delle casse automatiche dove la clientela che ha acquistato online può ritirare i propri ski pass. Oltretutto la clientela degli alberghi può richiedere all'albergatore di farsi portare direttamente lo ski pass in camera. Cioè ti portano, arriva il delivery che ti porta lo ski pass quando in camera. Quando arrivi vicino al cuscino hai anche lo ski pass e giustamente puoi acquistare con uno sconto del 5%. Tutti noi eravamo molto preoccupati, diciamo, per le tariffe, perché non sapevamo dove arrivavano i costi dell'energia. Mediamente nelle nostre zone l'aumento è stato fatto del 10%, però acquistando online hai uno sconto del 5%, quindi diciamo che le tariffe e l'aumento tarifario è nella perfetta normalità delle cose, insomma, quindi la clientela ci ha premiato per questo. Noi abbiamo visto crescere la clientela italiana, crescere la clientela anche di chi ci frequenta magari il fine settimana, quindi stiamo parlando ai milanesi, ma come stiamo parlando ai veronesi, ai mantovani, piuttosto che ai bresciani, ecco. Vediamo una nuova vita dopo 2 anni di assoluta sofferenza, insomma, no? Quindi lo scorso anno abbiamo avuto una ripartenza, quest'anno abbiamo una conferma. E poi invece con lo sci di fondo avete tanta clientela straniera, perché adesso c'è la marcia lunga questo fine settimana, 7.000 iscritti. Siamo invasi, oltre la metà sono nordici. Siamo invasi dai nordici che oltre a fare lo sci da fondo, diciamo, ecco, e qua mi sposo con Marisa, sono degli assoluti buon gustai e consumatori dei nostri prodotti, insomma, quindi vengono, fanno sport, ma fanno vivere anche tutte le nostre attività. E gli piace mangiare bene. Gli piace mangiare, me ne sono accorto quando durante il tour de ski con... Belle queste immagini che fanno venire voglia di... appunto di andare in vacanza. Ora si avvicina il carnevale, cari amici telespettatori, prendete nota, Paganella e Val di Fiemme. Ora c'è la pubblicità, cari amici telespettatori, ma non toccate il telecomando, perché continueremo a parlare di sport e turismo subito dopo l'interruzione pubblicitaria nella seconda parte della seconda puntata di S4. A tra poco, non toccate il telecomando. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Road to Fiemme 2026. Val di Sole. E
arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Ponte di legno Tonale. Funivie Folgarida e Marilleva. Samice, fatti di sport. Val di Fiemme, Peio. Road to Winter World Master Games, Lombardia 2024. Dal 12 al 21 gennaio 2024, la Lombardia e il Trentino ospiteranno il più importante evento al mondo di sport invernali, riservato agli atleti over 30. Dolomiti Super Ski. Paganella Ski. Occhio, occhio, occhio! Aia! Apri, aspetta, aiuto, aiuto! Aiuto! La Caspolada al Chiaro di Luna, la camminata con le Caspoli notturna più partecipata d'Italia. Sabato 4 febbraio a Vezzadoglio, in Alta Val Camonica. Collaborazione con Val di Fiemme, Peio, Dolomiti Super Ski, Paganella Ski, Funivie Folgarida e Marilleva.